La sera dell'8 ottobre, nel piccolo comune di Calamandrana, lo youtuber e divulgatore scientifico Adrian Fartade, che sicuramente molti di noi conosceranno per il canale Link for Universe, ha tenuto una conferenza avente come tema gli ultimi viaggi di esplorazione nello spazio e il futuro sbarco dell'uomo su Marte. L'incontro è stato sicuramente segnato dalla simpatia e dall'ironia di Adrian, che è stato in grado di parlare di temi complessi senza rendere pesante la conferenza, ma anzi divertendo in più di occasioni il pubblico. La prima parte dell'intervento ha riguardato le caratteristiche del pianeta rosso e le difficoltà incontrate dagli scienziati nel costruire le sonde in grado di raggiungere Marte. Ciò che molti ignorano è che le agenzie spaziali dispongono, in realtà, di fondi assai limitati se rapportate ai costi delle attrezzature. Spesso diversi milioni di euro non sono sufficienti nemmeno a reperire tutto il materiale necessario per il lancio di un semplice razzo. Gli scienziati devono, quindi, ingegnarsi in modo da rendere questi lanci esplorativi efficienti, ma allo stesso tempo il meno costosi possibile. Per questa ragione, anche diversi miliardari, Jeff Bezos ed Elon Musk su tutti, si sono distinti in questo campo e hanno dato origine al fenomeno del turismo spaziale, nato pochissimi mesi fa. Il primo rover raggiunse il suolo di Marte nel 1997, nell'ambito della missione Pathfinder. Visto il successo dell'impresa, gli ingegneri della NASA si misero subito al lavoro per costruire altri due rover, denominati Opportunity e Spirit. Riguardo invece alle missioni avvenute dal 2000 in poi, non possiamo non citare il rover Perseverance, atterrato a febbraio di quest'anno. Nella maggior parte dei casi si prevedeva che i rover in questione potessero resistere alle proibitive condizioni di Marte solo qualche mese, ma spesso, è il caso per esempio dell'Opportunity, sono rimasti attivi per molto più tempo. Questo fatto fa ben sperare per i futuri viaggi spaziali. Marte è, ovviamente, un pianeta molto diverso dal nostro e sulla sua superficie non sono rari fenomeni estremi come le bufere e i tornado di polvere. Il suo volume è un sesto di quello terrestre e la sua superficie, in larga parte caratterizzata da crateri, è pari a quella ricoperta dai 5 continenti. L'osservazione di diversi letti di antichi fiumi ormai prosciugati ha permesso di comprendere che in passato ci fosse acqua allo stato liquido. Oggi invece, con tutta probabilità, non è più presente alcuna fonte d'acqua. L'uomo è cosciente del fatto che sul pianeta rosso non sia facile creare delle condizioni adatte alla vita e inviare sul posto degli astronauti è sicuramente pericoloso. Sebbene ci sia il desiderio di organizzare entro il 2030 il primo sbarco dell'uomo su Marte, diverse agenzie spaziali hanno già ipotizzato come riusciremo, nel lungo periodo, a fondare dei veri e propri centri abitati. L'idea è di affidare questi compiti a dei robot, programmati appositamente per essere in grado di costruire i primi edifici, che saranno poi abitati dai coloni. Quanto detto può sembrare pura fantascienza, ma in realtà, al contrario di come si potrebbe pensare, non siamo poi così lontani da questo scenario. Come testimoniato dallo stesso Fartade, la scienza odierna sta facendo passi da gigante, tanto da fare sembrare possibili dei traguardi prima nemmeno immaginabili. La speranza è che si possa procedere sempre più verso questa direzione, all'insegna del progresso tecnologico e scientifico.